Salve e buongiorno a tutti. Volevo leggervi un capitolo del mio primo libro, che è questo, è uscito nel 2004, ero poco più che ventenne, e un capitolo di questo libro riguarda una interpretazione del concetto di eterno ritorno dell'identico di Friedrich Nietzsche, un concetto che Nietzsche ha sempre presentato sotto forma di enigmi, allusioni, visioni, interrogativi e quindi ermetico e che ha dato adito a svariate interpretazioni nel corso della storia della filosofia. Questo breve capitoletto l'ho scritto a Weimar, nella città dove Nietzsche è morto. In quell'occasione ho avuto modo di consultare gli scritti originali di Nietzsche, in particolare La nascita della tragedia e Ecce Homo, all'archivio Goethe Schiller, e in seguito a questa esperienza ho scritto direttamente a Weimar questo breve capitoletto. La visione più erronea che si possa dare della dottrina dell'eterno ritorno di Federico Nietzsche è quella che ritiene che vi sia un ciclo temporale che si manifesta a livello cosmico. Questa interpretazione, che implica che un insieme strutturale di oggetti, cose o elementi si evolva nel tempo fino a dare origine alla struttura di partenza, è la tipica presentazione stereotipizzata della dottrina di Nietzsche. Vi è da dire che se questa è l'immagine dell'eterno ritorno che per prima viene alla mente, è perché Nietzsche ha astutamente ermetizzato quello che è il pensiero più alto di tutta la sua filosofia. È ben vero che Nietzsche presenta il suo concetto facendo uso di metafore ed espressioni che portano a pensare ad un ritorno meccanico degli elementi del cosmo, ma se Nietzsche fa uso di un linguaggio più propriamente fisico che filosofico, ad esempio utilizzando la nozione di tempo nelle sue argomentazioni, è perché egli vuole demolire da una parte quello stesso linguaggio e dall'altra crittografare la chiave d'accesso all'eternità dell'essere. Se ogni andare è un andare indietro, il tempo stesso perde di significato. Dopo aver demolito il bene e il vero, Nietzsche, con l'eterno ritorno, demolisce anche il tempo e con esso la storia e il progresso, portando a compimento la trasvalutazione di tutti i valori da lui profetizzata. Nietzsche si era reso fautore di una radicale negazione di qualsiasi tipo di causalità. Il mondo per Nietzsche non è un insieme di cose, di oggetti fisici strutturati secondo determinate relazioni. Nietzsche ha lungamente criticato il concetto di sostanza come idea di essenza che permane nel tempo. Il soggetto, l'individuo, l'oggetto e la cosa sono brillanti artifici linguistici. Questo stesso Nietzsche ci dice altrove che l'io è una sorta di errore grammaticale. Nulla permane nel tempo se non il tutto. Una individualità che permanga nel tempo è impensabile. In molti scritti indica che l'identico è un errore della logica, un pregiudizio, seppur necessario alla vita, ma falso. Perché allora quello stesso Nietzsche ci parla di un eterno ritorno dell'identico? La questione è molto sottile se si pensa che in molti scritti dove Nietzsche presenta la sua dottrina, egli non espone rigidamente delle affermazioni, ma interroga l'interlocutore. La domanda è questa: se nulla è identico ad altro, che cosa è identico a se stesso? Si potrebbe rispondere proprio quel se stesso e null'altro che se stesso. Se per quel ritorno di se stesso è necessario soltanto quel lungo attimo necessario al ritorno, però quel se stesso, quelle cose e quelle stesse cose non si sono spostate di un solo millimetro e non hanno avanzato nel tempo di un solo secondo. Ma sono sempre lì quelle stesse cose, ferme nella loro eternità, proprio perché sono identiche solamente a se stesse. Il ritorno temporale è illusorio, ma necessario ad ogni modo per sconfiggere dialetticamente quella nozione di tempo di cui si fa uso. Vi è da aggiungere che se per Nietzsche non vi sono più né soggetti né oggetti,
L'errore più grande che si possa fare nell'interpretare la sua dottrina dell'eterno ritorno è filtrarla ed inserirla nel quadro paradigmatico tipico della fisica del soggetto percepente, percezione, oggetto percepito. Non è da intendere un individuo, un soggetto pensante, inserito in un mondo di cose strutturato e soggetto a leggi, che in virtù di meccanismi fisici subirà nel ciclo temporale enorme le stesse identiche percezioni di quelle stesse relazioni di cose. Bensì, come giustamente Nietzsche afferma, ogni ente è da considerarsi talmente legato a tutti gli altri che solo il ritorno della totalità degli enti è pensabile. Pensare al concetto di una cosa, di un ente, è già falsificare quel tutto unitario e primordiale che è la totalità dell'essere. Non vi sono cose senza le altre, ed ecco che ci appare una ben chiara visione di quello che è il ritorno dell'identico. Non già un ritorno meccanico o fisico, ma un ritorno mistico, quello che Nietzsche ci indica. Perché se solo il tutto è identico a se stesso, solo il tutto può tornare a se stesso nella sua interezza. Se prima, nella precedente interpretazione, eravamo schiavi del ritorno, ovvero vi era un individuo destinato e costretto necessariamente a ritornare nello stesso stato di cose in eterno, ora, nel ritorno mistico, l'uomo si rende libero danzando nel grande anno dell'essere. Giustamente, proprio perché una individualità ritorna, essa è vincolata, ma se l'uomo esce dalla propria individualità, per così dire, va oltre se stesso, essa non ritorna, ma per appunto è oltre. Danza in questo grande anello mistico. È qui che si manifesta veramente il mistico di Nietzsche. Quello che Nietzsche ha operato è una noumenizzazione dell'immanente. Oltre ad aver eguagliato essere e divenire, Nietzsche eguaglia fenomeno e noumeno. Poiché Dio è morto, nell'anello mistico di Nietzsche Dio assume il nome di oltreuomo e l'essenza del mondo non è più al di là, al di su, al di giù o altrove, ma qui ed ora, dove si manifesta la totalità dell'essere. Ecco il ritorno ed ecco la chiave. L'Eterno si manifesta attorno a noi e noi stessi siamo eterni. Infiniti mondi e universi sono a disposizione di questo anello. E l'uomo, giocando con l'eterno ritorno cosmico, si mette a creare infiniti mondi. Ecco il Creator Mundi, ecco l'eterno ritorno. 18 luglio 2003, Weimar, Germania. Un capitolo del mio primissimo libro, Noumenologia. Grazie a tutti per l'ascolto.